Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba. Pensavo fosse un video serio. Io sono Beatrice. Ciao Bea. Ciao. Piacere. Quello di oggi è un video importante perché, dato che hanno parlato un po' tutti di noi, hanno parlato di noi in radio, hanno parlato di noi testate giornalistiche, vogliamo parlare noi, vogliamo finalmente dirvelo, siamo fidanzati. È vero. Ci siamo fidanzati e quindi oggi cosa faremo? Faremo un test dove testeremo quanto uno conosce l'altro. Mm-hmm. Preparatevi per questo, è il primo video del mese e ci sarà un video al giorno, fino a non so quando, penso per tutto dicembre. Via col video. La mia prima domanda che ti faccio, che poi io devo rispondere per te, tu devi rispondere per me, quindi: quali sono i miei animaletti? Tra gli animaletti domestici che hai? Sì. Hai Spillo, che è il cane. Ma è dei miei, quindi non è. Però okay. Non hai nient'altri qua. Non ho animali. Non ce li hai. No. E io? Invece tu hai un cane. Che si chiama? No, questo non c'è nella domanda. Ho capito, voglio sapere se lo sai. È un Labrador? Sì. È una femmina? Sì. Si chiamerà? Inizia con la L? No. No. Con che lettera inizia? Con la W. Wendy. Bravo, bravo. Ok, sono preparato. Qual era quest'altro cane L? Perché il mio primo migliore amico aveva un Labrador nero. No, si chiamava Lucky. Il mio cane si chiamava Luna, il mio primo cane si chiamava Luna. Però io le cose tue le so anche. Cosa non posso mangiare? Tu mangi tutto. Perfetto. Tu non puoi mangiare i latticini. Sei intollerante, non allergico. Intollerante ai latticini. Oh, che bravo che sei, mamma mia. Quando non dovresti parlare con me? Quando non si può parlare con te? Te l'ho detto oggi. Te l'ho detto oggi. Quando sei arrabbiato? No, cosa c'entra? Vabbè, quelli quando è normale. Quando devi fare la cacca? No. No, quando devo fare la cacca sono felice. Quando sei stanco? Cioè? Che ti svegli male. Quando mi sveglio? La mattina. Io di solito la mattina non voglio parlare con nessuno. Ma non è vero, parliamo. Tu invece quando hai il ciclo? Sì, ammetto. Quale pensi sia la mia peggiore abitudine? Ne hai tante, sinceramente. La peggiore in assoluto, quando non rispondi. Ok. La tua è quando ti dimentichi le cose. Ho un problema, ho un fottuto problema. Mi dimentico quello che dico, quello che faccio e ogni cosa. Non è colpa mia. È un'abitudine. Si chiama l'abitudine di ripetermi. Alzheimer. Ho l'abitudine di ripetermi le cose 20 volte. Spesso le cose. Qual è il mio film preferito? Quello che c'è su Netflix con quella tua attrice preferita che avevi anche come sfondo di cellulare qualche tempo fa. Okay, Summer, okay. Summer qualcosa. Summer Love. The Last Summer. Madonna raga! Ok, ma non è il mio preferito. No. E qual è? Lì ci sono gli attori. I miei attori preferiti, però è il mio film preferito. Il mio film preferito in assoluto. The Wolf of Wall Street? Yeah. Davvero? Yeah. Qual è il mio? Va bene, il tuo film preferito è o Harry Potter o la cosa dei magici animali, la del sequel, no? Qual è il tuo film preferito? Questo è difficile. Dai, prova, immagino. Ma me l'hai mai detto? No. E allora? No, forse sì, no, sì che te l'ho detto. Te l'ho detto, sai quando te l'ho detto? Quando eravamo a teatro l'altro giorno. No. Ah, aspetta, cosa? E così sono stata troppo, davvero troppo buona. Te l'ho dato a te. Come si chiama? Ma non mi, non mi hai detto che era tuo. Mi hai detto che è il tuo musical preferito, non il tuo film preferito. Vabbè. Io a volte posso giocare anche sul fatto, guarda che non me l'hai detto. Esatto. Lui dice che non gli dico le cose semplicemente perché io non mi ricordo. Poi in realtà le ho dette. Comunque no, mi hai detto che è il tuo musical preferito. Tu mi hai detto no, assolutamente Gli Animali Fantastici, dobbiamo vederlo. Vabbè, è uno dei è un miei film preferiti. Vabbè, uno dei miei film preferiti, ma il mio preferito in assoluto è Chris. Va bene, prossima domanda. Dove sogno di andare? Dove vorresti andare tu? Secondo me in America, anche tu con me. Come no? Come no? Cioè, sarebbe bello perché vado con te. Gatto, ma sinceramente voglio andare a Parigi. Mi piace a Parigi? Ok, non lo sapevo. No, gliel'ho detto, non è vero che non lo sapeva. Quali sono le piccole cose che mi rendono felice? Non andiamo troppo nel dettaglio. Che ti faccio il caffè, ti dico, amore, svegliati che c'è il caffè. Di che cosa ho paura? Ma tu non mi hai chiesto, ma quali sono le piccole cose? Ah, le cose che ti rendono felice, i grattini, la brioche vegana la mattina. Anche. Che ho già fatto, l'ho già portato, una mattina gli ho portato la brioche vegana. Allora, ovviamente questa non diventerà un'abitudine, l'ho fatto una volta e sono a posto per tutta la vita. Una cosa in particolare che ti piace tanto? Sì, lo sai, sei in difficoltà. Ascoltare la tua musica? No. Che magari io vado a dormire molto presto la sera e Giuseppe invece sta sveglio fino alle 4 di notte . E alle volte mi scrive dei messaggi mentre dormo. Ah, a lei piacciono i messaggi teneri? Sì, tantissimo, perché poi la mattina mi sveglio
e mi mette i suoi messaggi carini, cioè mi sveglio. Si prende bene, no? Però io non è una cosa che faccio abitualmente. Eh no, perché vabbè. Per questo l'apprezzo di più, secondo me. Perché se fosse una cosa di tutti i giorni, ricordate, i bei gesti vanno fatti raramente, così uno si ricorda di più. Anche i complimenti. Cosa mi piace di più di te? Di me? Sì. Ma fisicamente? No, cosa mi piace di più di te? Può essere fisicamente o no? Di me penso alla mia personalità. La tua personalità. Questa è personalità, gang. No, penso perché... Cioè, sin da quando ci siamo conosciuti ti ho fatto capire come sono fatta, che sono una ragazza molto a modo, intelligente, educata e... Cioè, so di esserlo perché ci ho lavorato tanto per essere. Intelligente è un parolone, Oh, studio un sacco, quindi sono intelligente. Ovviamente scherzo. E quindi magari questo. No. No, te l'ho ripetuto un po' di volte, la tua generosità, la tua genuinità, hashtag genuinità, queste cose qua, no? Ok, invece ora tocca a te rispondere. Di te cosa mi piace di più? No, tocca a me rispondere, secondo te, secondo me cosa piace di... Ok, secondo me a te, vabbè, il mio aspetto fisico, penso quello non mettiamo in dubbio, cioè comunque sono un bel ragazzo. Ce ne sono tanti di bei ragazzi. Però io sono comunque un tipo particolare, si può dire. Anche di più particolare. Ho personalità, ti piace la mia personalità, il mio essere sicuro comunque di me stesso, che cioè in realtà uno che guarda un video può dire questo se la tira un sacco, in realtà no, cioè ce l'ho detto, sono molto spontaneo. No, questa è un'altra domanda. Sono molto spontaneo. Il mio non è un tirarsela, è essere sicuro di me, la mia sicurezza. Sto elencando tutti i miei pregi. Poi la mia, che è sempre una sicurezza, però la mia forza di volontà per raggiungere gli obiettivi, la mia simpatia ovviamente. Allora, una cosa l'hai detta giusta, che è come l'unica. Una su cinque è l'unica, sì, perché l'aspetto cioè fisico. No, ci sono anche le altre cose, però la cosa che mi colpisce di più, ma sono, dovrebbero essere tante, secondo te hai indovinato? Sì. Quanto credi in te stesso, perché io credo pari a zero alle volte, però da quando ti ho conosciuto mi hai fatto credere tantissimo più in me stessa. Cos'è? Quindi quanto credi in te stesso? E basta. Che non sei simpatico. Come no? Davvero? Non è vero, questo è un trabocchino. Non sei simpatico per niente. Scherzando. Sono un po' permaloso. Poi, quale secondo te è un'abitudine che vorrei che tu cambiassi? Che mi faccio troppe paranoie. Ok. E il fatto che ripeto troppe volte le cose. Però vabbè, non è che dipende da me. Cioè, quello è colpa. È una malattia. Cioè, guarirai. Ok, no, è centrato. Ora tocca a me. Non lo so, io cioè comunque mi ritengo un... Perfetto, tu sei perfetto, ovviamente tu. No, adesso dai. Cioè va bene essere sicuri di sé, ma non è che me la tiro così tanto. Cioè, non me la tiro così tanto, dai. Io dico, oh, sei un menoso di me. Non sono menoso. Lo faccio tanto con ironia io. Ti vedo, Lo faccio tanto con ironia, cioè. Ok. Vabbè, qual è quindi la cosa? Secondo me è un'abitudine, forse i miei rutti. No, perché quelli, cioè alla fine... Di... La mia bipolarità forse. Sì. Assolutamente. Sono bipolare. Raga, ci sono dei giorni in cui la persona più carina e tenera del mondo e giorni in cui io non lo sopporto. Tipo ieri non lo sopportavo, nel senso. Cioè, perché a me piace tanto tirare in mezzo le persone, no? Solo che alle volte questa cosa mi sfugge di mano. Non è vero, non lo fai apposta, lo fai perché ti svegli così e rompiamo il cazzo a Beatrice oggi. A tutti. No, a me. Okay. Attenzione. Quando mai sono stato un rompipalle? Ieri. Sì, quando rispondi male, Giuseppe, cosa ti vuoi dire? Ma rispondere male, dillo. Rispondere male non è rispondere male in quel modo che magari possono pensare loro. No, non è che quando rispondi che si vede che sei un po' scazzato, sei un po' per i tuoi pensieri. Tipo, allora vi faccio un esempio. Perché lui non è che lo fa una volta, lui lo fa per tutto il giorno, barra per due giorni, capisci? E poi sono io quella che... Allora vi faccio un esempio palese. Okay. Ieri eravamo a questo negozio e c'era un reparto con le luci natalizie, tutte le palline di Natale e gli alberi di Natale in vendita. A me piace il Natale, mi piace l'aria natalizia, però mi piace vedere già tutto addobbato, cioè tipo vai in centro e vedi tutte queste cose belle natalizie. Invece vedere le robe in vendita di Natale non mi piace, perché mi sembra molto, capito, Natale non vogliono dire i soldi così. Quindi c'era questo reparto pieno di luci che erano messe qua sul soffitto e ho detto sembra di stare a Gardaland, perché l'entrata di Gardaland è tutta luccicosa, no? E lei fa wow, quindi siamo a Gardaland. Io ho detto no. E quindi ma quella era una non è quello che hai detto, è come lo dici la differenza. Ok, invece tu? Mi ricordo la domanda. Cioè non è, abbiamo sbagliato, non dovevi rispondere tu, dovevo rispondere io e tu dovevi rispondere. Vabbè, adesso falla tu. Questo che domanda devo fare? No, in quale momento secondo te tu sei stata rompipalle? Ma io ti dico se è vero. No, tu devi dire a me. No, tu, abbiamo sbagliato. Non ho capito. Vabbè, ok.
Devo dire quando quando io sono stata rompipalle. Sei intelligente tanto. Quando io sono stata rompipalle. Esatto, secondo te quando tu sei stata rompipalle poi io ti dico sì o no. E quando per esempio non mi rispondi dopo 4 ore io mi preoccupo però... E magari io sto dormendo. Però magari mi preoccupo un po' troppo. Giusto, giusto. Però sono fatta così. Cioè io preoccupo tanto per le persone. A differenza di qualcuno che si chiama Giuseppe. Però magari non sei per forza tu Giuseppe, ce ne sono tanti. Sì, 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 ecco. Scusate se ogni tanto tengo la testa giù, non me ne accorgo, stavo leggendo le altre domande. Ok, dove ci siamo conosciuti? Ne rispondiamo una a testa. Dove ci siamo conosciuti? Sì. Chi inizia? Tu? Tu. Ok. Non la prima uscita, Sinceramente su Instagram. Sincero. Tramite una nostra amica. Sì. Anche quello lo vedrete sul suo canale. Poi, dove siamo andati al nostro primo appuntamento? Qua rispondo io. Siamo andati a Milano, precisamente sui Navigli. L'ho portata sui Navigli a fare un giretto. E lui allungava la mano così. E io... Non è vero, non è assolutamente vero. Sì. Era lei che allungava il braccio e io mi allontanavo. Qual è stata la prima impressione su di me e io dico quella su di te? Ok, siamo a fuoco, vai. Prima impressione su di me? Sì. Cioè che io ho avuto di te? Sì. Se la tira un sacco. Però poi, cioè diciamolo poi... Però dopo ho notato che in realtà è uno molto serio con la testa sulle spalle. Spettacolo, gang. E poi, allora, io la prima impressione che ho avuto su di te, che poi se è, anche la mia è cambiata, io la prima impressione che ho avuto su Bea è stata: wow, sembra una ragazza molto colta, intelligente, serissima. Dai. Che scherza poco. Molto con la testa sulle spalle. Poi in realtà sembrava poco genuina. Cioè sembrava, avete presente una ragazza molto a modo, no? Così. La prima volta la ragazza sembrava una tipa serissima. Poi invece è stupida. Non è vero. In modo buono, in modo buono. In modo buono, tipo me. Ah, ok. Adesso, vabbè. Molto genuina, quelle cose che ho detto prima. Poco a modo, poco a modo. Solo nel vestirsi. Nel vestirsi, quando si esce che dobbiamo andare a qualche serata, tutta... tirata, sembra tutta un'altra persona, però poi in realtà, cioè capite? Cosa? In realtà cosa? Diciamo molto genuina, molto estroversa, cose così. Vabbè, qual è stato il nostro primo viaggio, dai? Qual è stato il nostro primo? No, posso rispondere insieme? Vabbè, a Verona. Lascio la parola, esatto, a Verona siamo andati, il nostro primo viaggio, non stavamo ancora insieme ovviamente. Però, ovviamente... Però siamo andati a Verona. Sì. Io volevo vedere un concerto e io ho detto andiamo insieme, perché no? E ho detto va bene anche se non mi piaceva il cantante. Sì, allora l'ha fatto solo per stare un po' con me. Sì, e perché volevo andare a Verona. Con me? Oh, volevo. Sì, sì, con te. E niente, è stato un bel viaggio, ne dobbiamo fare sicuramente un altro. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Cioè la prima cosa che hai guardato? Ma devi rispondere tu? Io, e poi rispondo io. Ok, la prima cosa che ho guardato di te? Penso ai tuoi capelli. Io la prima cosa che ho guardato di te sono stati gli occhi e le labbra. Ah, sì. Sì, è vero, eh? È perché quando ci siamo messi la prima volta, io ero sotto casa tua con la macchina che ti sono venuto a prendere. Tu sei salita in macchina. La prima cosa che ho visto sono stati gli occhi e la bocca. Chi mi ha guardato? Ciao! E io, ehi... No, ero un po' in ansia, devo dire la verità, primo appuntamento. Solito sono sempre sicuro di me, però primo appuntamento ero un po' in ansia, ecco. Anch'io. Che numero ho di scarpe? 44. No. 2. No. 5. No. 3. Yes. 43. Tu hai il 38. 37. No, 38 e mezzo. Esatto. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? No, scusa, certe di cosa stiamo parlando? No, perché certe scarpe 39, tipo alcune scarpe col tacco devo prendere il 39, altre... Vabbè, dai, 30, l'avevo azzeccato, cioè adesso non è che per mezzo, 38 e mezzo. Ma va a cagare, va. Poi, il mio cibo preferito? Pizza o piadina, che domanda. No. No, la... Questo la, è il mio slang preferito. La pasta al forno. Melanzanata, non lo so. Il sushi, cazzo. Ci avevo pensato al sushi. Mamma cavoli. Mia. A proposito, voglio di sushi, sai? Penso che per questo video sia tutto. Ci conosciamo abbastanza bene, voglio dire. Andate sul suo canale che è uscito anche un video con me. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto. Che dire? Fateci sapere cosa ne pensate. Voglio sapere cosa ne pensate di noi due. Se già ve lo immaginavate o è stata una sorpresa. Sinceri, vi voglio sinceri. E niente, allora ci vediamo domani con un prossimo video. Fino a non so quando, però per tutto dicembre un video al giorno. Anche con me. Sì, ci saranno altri video con Bea, visto che adesso è la mia ragazza. Gliele combinerò tantissime. Non ci nascondiamo più. Non ci possiamo più nascondere. Niente, dai, ciao.